Beh, io mi chiamo Kermi e mio fratello è un tossicodipendente. No, scusami. Mio fratello era un tossicodipendente. Scusa, dimenticavo. Io prima di venire qui agli Alcolisti Anonimi facevo lo chef. Lo faccio ancora, però vabbè, ora è un po' diverso. Sai, io e mio fratello cucinavamo spesso assieme, soprattutto da bambini. Da piccoli eravamo molto legati. Cucinare era la nostra passione comune. Avevamo anche pensato di aprire un ristorante. Avevamo già il nome, l'idea, tutto. Mio fratello era una di quelle persone che riusciva a darti sicurezza, a farti credere in te stesso. Da ragazzo a volte avevo ansia o paura di fare qualcosa. Io tendevo a non farlo, ma lui veniva da me e mi diceva: affrontalo, togliti il pensiero. Mi diceva: e che stupido da dire. Mi diceva: dacci dentro, Carmi. Era davvero una persona molto chiassosa. Estremamente divertente, esilarante. Aveva la straordinaria capacità di entrare in qualunque posto, capirne subito l'atmosfera e adattarsi. Si integrava. Io no, io sono una persona diversa. Non ho mai avuto molti amici fin da bambino. Balbettavo, evitavo di parlare. A scuola avevo voti di merda perché non stavo attento. Non sono andato all'università, non avevo la ragazza. Non sono una persona molto simpatica, ecco. Credevo che mio fratello fosse il mio migliore amico, che sapessimo tutto l'uno dell'altro. Molti lo consideravano il loro migliore amico, era una persona davvero carismatica. Vabbè, insomma. Io non sapevo che mio fratello si drogasse. Crescendo mi sono reso conto che in realtà non sapevo niente di lui. 2 anni fa mi ha tagliato fuori, mi ha impedito di entrare al ristorante, è impassibile. E mi ha fatto male. In me però è scattata come un interruttore, una sorta di reazione di rabbia. Ho pensato: vai così? D'accordo, allora vaffanculo, sta a guardare. Siccome cucinare era la nostra passione comune, ho pensato che avrei lavorato in tutti i migliori ristoranti del mondo. Cucine vere, non come quel buco di merda di mamma e papà. È assurdo da dire, però è davvero quello che ho fatto. E mi sono fatto il culo. Ho sgusciato vongole, ostriche, ricci, mi sono tagliato, ustionato. Avevo aglio, cipolle e peperoncino sotto le unghie e negli occhi, lo stomaco completamente sottosopra, i calli alle mani per l'uso dei coltelli. Però per me era tutto. E 2 anni dopo è successa una cosa pazzesca. Per la prima volta mi sentivo arrivato nel posto adatto a me. Ero calmo, veloce e stavo bene. Avevo imparato ad abbinare le verdure. Sapevo tutto di proteine, di salse, di temperature. E se arrivava un nuovo ristorante lo prendevo di mira, lo dovevo battere, dovevo dimostrare di essere più bravo di lui. Comunicavo attraverso il cibo, attraverso la creatività. E per la prima volta mi sentivo bravo a fare qualcosa. E volevo che lui lo sapesse. Volevo che mi dicesse: volevo che mi dicesse bravo. Ottimo lavoro, Carmen. Ma lui non mi diceva niente. Il nostro rapporto si logorava sempre di più. Sai, il lavoro in cucina è stressante, è impegnativo, è
esigente, è vivo. E io ho perso la cognizione del tempo e lui adesso non c'è più. Però mi ha lasciato il ristorante. Negli ultimi mesi ho cercato di sistemarlo perché era ridotto in condizioni pessime. Ed è chiaro che il mio voler sistemare il ristorante era un po' come voler sistemare anche il rapporto con lui. Ma non solo con lui, anche con tutta la famiglia. Perché quel ristorante è stato ed è importante per molte persone. Non so quanto lo sia mai stato per me.